egocentrico, quello che ho qui. Ma penso di metterlo da parte. Sì! Bravo! Ben fatto! Perché questo onore non appartiene solo a me. Non mi troverei qui se non fosse per alcune persone molto importanti nella mia vita. A cominciare da mia madre, mio padre, la mia nonnina, mio fratello e mia sorella. E l'altra mia famiglia, che sono così felice di avere qui insieme a noi. Quella è Buffy l'ammazzavampiri. Ero caduto nel grave equivoco di pensare che i miei successi fossero soltanto miei. Niente più lontano dalla realtà. Io sono stato incoraggiato, sostenuto, ispirato e tollerato, non soltanto da mia moglie, ma dal più formidabile gruppo di amici che si sia visto. Vorrei chiedergli di alzarsi in piedi. Il dottor Rajesh Kotrapali. La dottoressa Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. L'astronauta Howard Wolowitz. E i miei due amici più cari al mondo. Penny Hofstadter. E il dottor Leonard Hofstadter. C'ero quando Leonard e Penny si sono conosciuti. Lui mi disse che i loro bambini sarebbero stati belli e intelligenti. E ora che ne aspettano uno, non ho dubbi che sarà proprio così. Grazie, Sheldon. Non l'avevo ancora detto ai miei, ma grazie. Oh, mi dispiace. Non dite a nessuno quest'ultima cosa, è un segreto. Howard, Bernadette, Raji, Penny, Leonard. Vi chiedo scusa se non sono stato l'amico che meritate. Ma voglio che sappiate che, a modo mio, vi amo tutti. E amo te. Grazie.